Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo averli testati, vi porto la review di tre giocatori molto chiacchierati, perché ovviamente fanno parte del nostro campionato, la Serie A, e sto parlando di Osimhen, Potma, Kvaratskhelia, Future Star e CDK, nella versione in particolar modo attaccante dell'SBC Pick, ma vi spiegherò anche cosa penso dell'altra carta. Allora ragazzi, dopo averli testati, partirei da Osimhen, che in questa versione Potm riceve un upgrade, quindi a livello di mossa abilità e piede debole, 4-4, ottimo. 1,85 m, come potete vedere, testato a lungo, 15 partite, 27 gol e 10 assist. Allora, innanzitutto premettiamo che questo, per quello che è il costo, 80.000 crediti, è un giocatore che mi porterei a casa a prescindere, perché magari con due fodder, eccetera, se avete una Serie A, ve lo fate. Sicuramente è un giocatore da PS5, perché su PS5, come possiamo vedere dalle statistiche, visto che ha 84 di agilità e 90 di forza, se gli mettete uno stile intesa come cannoniere, vi arriva all'Engti. Questo vuol dire che ha la corsa prolungata, con i doppi passi va molto bene via in velocità, sui lanci lunghi la prende molto bene perché è molto fisico, mentre su PS4 risulta il classico giocatore invece molto macchinoso, un po' tronco, che diciamo fate fatica ad utilizzare. Mentre su PS5 quel 91 di accelerazione e 98 di velocità scatto si fanno sentire tutti. In progressione è molto rapido ed esplosivo. Una volta che si lancia, i difensori fanno fatica a recuperarlo. 94 di finalizzazione e 85 di potenza tiro si sentono tutti, perché finalizza discretamente bene. L'unica cosa che non mi ha fatto impazzire è il suo piede debole, perché con il destro finalizza molto bene, mentre con il mancino non mi è sembrato un 4 ma quasi un 3,5. Ha fatto qualche errorino di troppo. Non è un finalizzatore implacabile, perché qualche errorino ogni tanto lo fa come li fanno tutti, però per quello che costa 80.000 crediti, secondo me il suo lo fa discretamente. Ha 84 di agilità, palla al piede, è una specie di Sorloth, anche con quel 90 di reattività, perché nonostante dei parametri che non sono proprio eccezionali, è un body type massiccio, si gira anche discretamente bene, devo dire. Poi c'ha 96 di elevazione, 86 di resistenza, quindi tutti i parametri che vi permettono anche di poterlo tenere in campo per 90-120 minuti senza alcun tipo di problema. Chiaramente, ruolo consigliato, la punta, però su PS5 magari lo potete giocare anche esterno, visto che c'ha un bel passo, una bella gamba. Certo, non ha dei gran passaggi, però se vi serve uno che magari anche da super sub vi dà gli strappi, è tanta roba. Quindi, diciamo che voto complessivo, PS5 un 8,5 secondo me, mentre su PS4 assolutamente da bocciare, non glielo do proprio il voto perché non lo dovete considerare, secondo me sono soldi sprecati. Passiamo al giocatore che si aspettavano tutti quanti, ovvero Kvicha Kvaratskhelia, 1,83 m, alto normale, il work rate 4 di skill e 5 di piede debole. Già qui abbiamo un problema, perché onestamente non so che cosa vedono i nostri amici della EA, però sto Kvaratskhelia doveva avere per me 5 skill e 5 di piede debole, perché praticamente è ambidestro e lo vediamo tutti, e infatti gliel'hanno riconosciuto, ma questo penso che pure quando salta dal divano fa 5 skill con l'elastico eccetera, e invece questi l'hanno lasciato a 4 e secondo me è un po' un'occasione persa. 8 partite, 11 gol, 4 assist, ma non fatevi buttare fumo negli occhi dalle statistiche, perché in realtà palla al piede, quando deve andare via in velocità, è molto discontinuo. Quel 95 di accelerazione e 91 di velocità scatto, secondo me è un parametro tremendamente fake, perché quando si lancia si va via, però quando tiene giocatori che sono anche leggermente sotto a livello di velocità, che partono un pelino prima, non li lascia indietro. Quindi secondo me velocità completamente fake, finalizzazione 84 e potenza tiro 89 non te lo dico proprio. Davanti la porta è incostante all'ennesima potenza, alterna dei gran gol a dei tiracci veramente imbarazzanti. Sui passaggi ci siamo, 90 di corto, 82 di lungo, bene, infatti anche avete visto dalle statistiche ha fatto tanti assist. Ma veniamo alla nota dolente, che sono 98 di agilità, 84 di equilibrio e 80 di reattività. Totalmente rovinato nel momento in cui questo Kvaratskhelia deve girarsi palla al piede. Veramente pesante, macchinoso, fa fatica. Infatti anche all'interno proprio del body type lo vediamo, cioè è grosso. Non è un giocatore snello che si muove bene. Nonostante abbia anche solo 75 di forza, no? Quindi non è che dici che chissà quanto viene appesantito. Il problema anche bello pesante è il 74 di resistenza, perché questo qua, arrivata una certa, stacca a bombola dell'ossigeno, si deve fare lo spruzzino e non ce la fa, lo dovete togliere, che quindi, misto anche all'80 di reattività, mano a mano che questo giocatore si stanca, le sue prestazioni peggiorano sempre di più, quindi nel complessivo non fanno altro che farlo diventare sempre più penalizzante. Poi non parliamo del prezzo, che è un prezzo totalmente
cannato, perché questa carta qui, per quelli che sono i valori visti sulla carta e che poi dimostra effettivamente in game, per me dovrebbe costare sui 300-400k ma proprio di stima, perché probabilmente ne dovrebbe valere anche meno. Quindi al momento, considerando anche quello che è il valore economico sul mercato, io lo sconsiglio fortemente. Mi dispiace per gli amici napoletani che lo attendevano, e probabilmente lo attendevamo tanto anche noi, forse gli renderanno giustizia più avanti con una carta migliore, ma questo per me non posso dargli più di 7, ma proprio 7 di stima, perché diciamo che qualcosina fa, però ci aspettavamo tutti quanti di più. La vera hit, il vero fenomeno, secondo me, dei giocatori usciti venerdì è Charles de Ketelaere. Nella versione, secondo me, con 4 piede debole, scusami, 4 di mossa abilità e 5 piede debole su PS5, mentre se dovete utilizzarlo su PS4 vi consiglio la versione con 5 skill. Questo è fortissimo, 1,92 m, alto normale, 6 partite, 8 gol e 3 assist, l'ho giocato mezzala nel centrocampo a 3, sia rombo che 4-3-2-1, davanti sia da punta che da esterno. Wayu, fortissimo, senza senso. Non sapete per quale motivo hanno fatto più forte lui di Kvara, ma questo è veramente clamoroso. Non costa tanto, perché una SBC con 300k ve lo siete fatto. È lengthy, quindi su PS5 questo qui vola con i doppi passi, si allunga la palla, lascia gli avversari dietro, non lo prendono più. Ha un tiro della Madonna, finalizza benissimo, destro-sinistro, si sente il 5 piede debole, finalizzazione 93 e potenza tiro 92 contribuiscono e li sentite pienamente come valori. Agilità 85, equilibrio 80 e reattività 82 per me sono dei parametri un po' fake, perché si muove molto bene palla al piede, specie con il dribbling agile contestuale, si gira, prende tempo di gioco, serve compagni eccetera, infatti lo vediamo, ha fatto anche 3 assist all'interno delle partite in cui l'ho provato, ripeto, nel 4-3-2-1 dove è factotum, quindi smista, difende, e non fatevi preoccupare dal fatto che abbia 60 di difesa, perché alla fine se difendete tanto manuale o l'affiancate a giocatori difensivi, il suo lo fa. In particolar modo, se magari su PS5 lo volete mettere a centrocampo, gli potete mettere anche un'ancoretta, perché diventa lengthy uguali e gli boostate leggermente le stazze difensive, anche se non un granché. Aggressività 83, forza 93, resistenza 89, elevazione 92, per me lo rendono veramente un giocatore molto duttile. L'ho giocato, vi dicevo, anche da punta e lo vedete, ha finalizzato molto molto bene, e in più da punta ci potete fare anche un po' di porcherie, cross, sponde eccetera, perché è un giocatore molto prestante che si sente, e veramente mi ha impressionato. Cioè, non gli do 10 perché è eccessivo, però un 9,5 secondo me sto De Ketelaere se lo merita tutto. Ripeto, mentre su PS4 l'altra versione che consiglio è quella con 5 skill, e lì lo potete giocare ovviamente esterno, lo potete giocare punta, ma lo potete giocare anche quello a centrocampo, visto che in quell'altra versione, rispetto a questo che è alto normale, che comunque va benissimo, ha pure alto alto. Promosso Kinderi. Anche per questo video è tutto ragazzi, fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate, se avete provato questi giocatori e soprattutto se vi aspettavate di più da qualcuno di questi, ma già so che la risposta sarà positiva. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola, dove sono live tutti i giorni. A me non resta altro che augurarvi una buona domenica, sono Vostri Beroschi, ciao!